fai? La renna. Ragazze, sono fuori senza giubbottino. Occhio Cami, occhio. Scusate. Sono fuori senza giubbottino e si sta benissimo. C'è una temperatura calda, ma veramente neanche sembra fine dicembre. Siamo usciti a fare pipì, gli ho levato il vestitino perché non lo sopporta più. E ora andiamo a cenare. Ho famissima, ragazze, c'è un profumo di cibo in tutta la stanza che si muore. Auguri, auguri! Thank you.
Ragazze, eccomi a casa. Sono esausta. Ho i piedi gonfissimi. Ho appena tolto le scarpe. Penso che se le dovessi rimettere non mi entrerebbero più. Comunque, sono le 3 meno 10. Io con questo chiudo la giornata e ci vediamo domani con la giornata del Natale. E sicuramente andremo a pranzo dalla nonna e saremo con i parenti. Quindi vi auguro una buona notte e tanti baci. Esausto, poverina. Eccomi di nuovo, ragazze. Buongiorno. Sono stanchissima. Mi sono svegliata stanchissima perché mi sono svegliata più tardi del mio solito orario. Molto più tardi. Ci siamo svegliati a mezzogiorno. Che vergogna. Non sono più per fare le ore piccole. Siamo tornati a casa ieri tardissimo. Tempo di struccarmi, di mettere il pigiama. Basta, non ho più l'età. Comunque faccio il letto e scappiamo a mangiare perché è molto molto tardi. E il maglioncino, ragazze, è questo qui, quello di Lidl. Ma mi sta molto grande, è una S. Però vabbè, ne approfittiamo oggi, mangiamo e anche se gonfia la pancia non è un problema perché il maglioncino nasconde. Quindi possiamo continuare con il cibo. Stamattina ho fatto colazione con il panettone e un caffè per mantenermi leggera, diciamo. Panettone col pistacchio. Comunque, ora vi faccio anche vedere l'acquisto che ho fatto ieri. E siamo stati a Decathlon, come avete visto, e abbiamo acquistato la Cyclette, che adesso vi mostro. Questa è la Cyclette, ragazze, quella più economica che c'era. Qua c'è il display che ti dice i chilometri che stai percorrendo, la velocità. Non, ancora non l'ho utilizzata, quindi poi me la andrò a studiare. E qui c'è la, come si dice, la durezza della pedalata. E quindi bisogna rimettersi in forma, ragazze, perché ho mangiato non so quanto in queste feste, quindi ho bisogno di movimento. Dov'è? Schiacciali. Oggi avevo solo tempo a farti così. Vi volevo mostrare, ragazze, velocemente il regalo che mi ha fatto mio marito. Finalmente, ragazze, la friggitrice ad aria, quella grande, perché quella che ho è troppo piccola, ci entrano a stento due cornetti. E mia mamma e mio papà mi hanno regalato questo qui. Diciamo che forse è un regalo un po' più per mio marito, perché lui adora le crepe. E dentro ha la crepiera con il bastoncino, quello per girare l'impasto, e la spatolina per andare a sollevare poi la crepe quando è pronta. E questa qua poi vi farò vedere appena la utilizzerò, e anche ovviamente la friggitrice d'aria. Andiamo, Cami. Dai. Cami, ti stai svagando, amore? Eh? Che fai? E che cosa sei contento, amore mio? Oggi c'è un sole che spacca le pietre. Bellissimo, guardate che bella giornata. Ora li asciugo io. Arrostito, ti pare che c'è? Sì.
Vediamo com'è la crema di dentro. La crema, il coltello esce sporco, perciò è quello. Sì. Poi era davanti al camino. Il coltello esce sporco, poi era davanti al camino, perciò è quello caldo. Che bontà. Vediamo, vediamo, vediamo. Uè. Mamma mia, c'è la stessa della Donella. 20 euro a cartella. Come le 20 euro a cartella. È così fu che non l'abbiamo più uscito il gioco. Vado, vai. Allora 38. Marley, chiamalo. Non lo so, no, il re non gira, il re di fermo quello lì. Ma come si girare? Sì. Andiamo. Cioè, no, siamo. Ah, no, ma ci sono! No, per Natale! Ci sono? Come ci sono? Sì. No, non lo stai registrando? Come no? Sì. Stai registrando? No, non lo Se tu... Posso dire? Nicola, Angela... Stop! Perché ancora? Come ancora? Io per prima sono. Vai, Anna! Io sto. Io sto. Finalmente ragazze sono arrivata a casa, più che altro finalmente mi sono messa a letto. Come avete passato queste giornate di festa? Spero bene, scrivetemi nei commenti cosa avete fatto di bello, se avete mangiato tanto, perché io ho mangiato veramente in maniera esagerata, mi vergogno anche a dirlo e non ci voglio neanche pensare a quello che ho mangiato, perché è stato un continuo miscelare di cibi, dal dolce al salato, di tutto. È un esempio eloquente di fedeltà e di coraggio. Nessuno può entrare senza sapere, la regola vale per tutti. E se si presenta per un mezzo del posto, che lo accompagni in un'altra. Signore Stark, che piacere, vogliate sposarmi? Ho un caso importante da girare. Amore, la stringi una e non lo so. Amore. E allora, facciamo come facciamo questi cambiamenti? Poi guardiamo una griglia, e c'è una teglia. Cosa no, facciamo cosa? Cosa stai facendo? Guarda, un po' di acqua, insomma. Devo fare tipo sughettino. In questo video praticamente si mangia. Io? Sì.